Buongiorno, sono tornata con un nuovo video e questo video l'avete deciso voi su Instagram. Ho fatto un sondaggio, comunque entrambi i video li farò, uno oggi e uno domani, quindi state tranquilli. Comunque la maggior parte, mi sembra l'85%. Ho qui il telefono, possiamo guardarlo? Anzi, tanto togliamo la suoneria così nessuno ci disturba. Oh, che dà un fastidio quando se vedo i video dove arrivano no? Le notifiche, tremendo. Vabbè. Dicevo, ora chissà dove l'ho messo, tra l'altro, perché questi sono quelli, vabbè, comunque, magari nella galleria c'è, no, per farvi vedere, mi sembra che fosse l'85% di voi che ha scelto questo video come primo video da vedere. Eccolo qua, perfetto, esattamente sì, prossimo video, 85% trattamenti, non so se vedrete, ma... speciali sul viso, insomma, e il 15 detersivi ecologici, ma tantissime di voi mi hanno detto per favore comunque fallo anche quell'altro sui detersivi ecologici che utilizzi adesso per la tua casa e lo farò. Io dico domani, se non è domani al massimo è domenica perché oggi è venerdì. Ma veniamo a noi, parliamo proprio dei trattamenti speciali che io faccio sul viso, che ho fatto, alcuni li sto ancora facendo, ma vi do già proprio un quadro completo. Sono dei trattamenti che possono essere o in bustine o in fiale o in ampolle. Adesso ve li faccio vedere. Ci sono quelli biocertificati e quelli invece assolutamente no, che sono proprio di profumeria. E secondo me l'autunno è la stagione migliore per fare questi trattamenti perché dopo l'estate, appunto, come vi ho già sicuramente anticipato, ci può essere qualche discromia sulla nostra pelle, qualche macchiolina, e quindi questi trattamenti cosa vanno a fare? Quasi tutti, la maggior parte, anzi tutti quelli che adesso vi vado a far vedere, sono volti proprio a illuminare la pelle, a rivitalizzarla, a uniformare l'incarnato, nel senso proprio da a levigare la pelle e a renderla proprio più bella, più compatta, più luminosa e anche più idratata, che ce n'è uno in particolare che è a base di acido ialuronico. Comunque, partiamo da questo perché mi ha fatto, non che gli altri non mi siano piaciuti assolutamente, questa è stata una scoperta pazzesca, ovvero parliamo di Madara. Allora, di Madara ci sono diversi, cioè diversi, forse due, adesso non mi ricordo, comunque diverse tipologie di ampolle. Io l'avevo presa, mi sembra tra luglio e agosto, ma non la feci subito perché comunque no, ero ancora abbronzata, volevo comunque aspettare, infatti ho aspettato e l'ho fatta, ho iniziato verso, sì, non mi ricordo neanche, ottobre direi, sì, perché poi ha fatto ancora caldo, vi ricordate? Allora, bando alle ciance, andiamo avanti. Questa è una linea che si chiama Boost e è antiossidante energizzante. Eccola qua. C'era anche un'altra versione che ora non ricordo, però ho deciso di prendere questa. Ecocertificata, quindi ecobiocertificata EcoCert, Cosmos Natural. E cosa sono queste? Sono delle ampolle energizzanti, antiossidanti, che si utilizzano, hanno un costo di 36 euro. Dato mi sono anche appuntata dei prezzi, esatto, eccole qua. 36 euro sono energizzanti, appunto ve l'ho detto, e non si fanno tutte di cioè non sono andato 10 dentro, 10 si fanno per un breve periodo, diciamo co come azione urto. Allora, se li volete fare come azione urto perché veramente avete la pelle disastrata, le fate 10 tutte di fila, altrimenti le fate all'occorrenza, quindi magari ne fate due o tre di seguito, poi interrompete, ne fate una settimana per mantenere magari la luminosità della pelle. Allora, queste veramente le ho trovate pazzesche. Sono delle ampolle, quindi non in vetro, infatti non sono delle fiale, sono delle ampolle, quindi se ne stacca una, adesso non la apro perché poi sono anche molto, ecco, un po' oleose, perché queste contengono, vediamo un po' se riesco, ah, c'è anche il prezzo, che appunto 36 euro, forse me lo sono scritto per far prima perché sennò mi devo mettere gli occhiali. Queste contengono olio di semi di fragola, quindi molto antiossidante, e l'estratto di pomodoro, ma ovviamente non solo, perché contengono tantissime altre cose, ma al primo posto c'è proprio strawberry seed oil, esatto, e quindi sono un po' oleose, ma subito, a parte che è parecchio, cioè,
secondo me sarebbe da fare metà. Io l'ho utilizzata tutta una volta, però è tanta, cioè abbondante, quindi farei, magari le prossime, farei metà mattina e metà la sera. Adesso vedrò, non lo so, lo sto dicendo adesso così, ma quindi si apre qui e fuoriesce questo liquido oleoso che quando voi la spalmate sembra proprio olio, 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 cioè no, lo è poi alla fine, ma quando poi togliete le mani dopo averla un po' spalmata, basta, sarà che la mia pelle è secca, quindi se l'ha assorbita, quindi io la consiglio sicuramente a una pelle matura, una pelle normale o secca e non una pelle mista, perché sono un po' troppo oleose. Ce ne sono altri trattamenti che vi consiglio magari anche alle pelli miste che non sono particolarmente oleosi. E comunque favolosi, cioè questi proprio queste ampolle, appunto sono 10, vedete, io me ne restano 4, le ho finite. Veramente ho visto la differenza. Cioè, alcuni prodotti che ho utilizzato di questi hanno fatto la differenza, questi in modo particolare. Vado avanti perché sennò qua faccio notte. Tanto c'è pieno di capelli sulla mia scrivania. Uff, che fastidio. Allora, passiamo a un altro prodotto biocertificato che è al verde. Di questo me ne restano due che ho tenuto, così ve le faccio vedere più che altro. Allora, queste sono delle fiale in vetro, piccolissime, però bastano. Sono una sorta di siero che voi applicate prima della crema e sono i fiori di Bach. Sono biocertificate Natural. E qua dice per le pelli normali, credo che ci sia scritto, però io vi dico la verità, le consiglio anche per le pelli miste. Vediamo cosa dice: trattamento per 7 giorni con i fiori di Bach. Hanno tutte queste fiale dei colori diversi, non tanto le fiale, ma il contenuto. Adesso ve le tiro fuori così ve le faccio vedere. Sono piccoline, sono in vetro. Per non farsi male, beh, non vorrei dire delle idiozie, nel senso delle cose che già sapete, io prendo un asciugamanino di quelli che uso per il viso, lo piego a metà e poi tac, perché altrimenti non, cioè, non sono alcune facili da aprire. Io sarò imbranata io comunque. Allora, come vedete, sono diversi. Questo è giallino e non so se vedrete perché qui non è che ci sia una grandissima luce, e questo invece è verdino. Comunque, hanno sempre colori diversi perché hanno varie, come si può dire, non vari utilizzi, varie tipologie di questo. Ad esempio, quello blu, quello verde, scusate, repeat, quello blu è idratante, quello verde è antiossidante, antinquinamento, quella gialla, quindi noi abbiamo la verde e la gialla. Quella gialla è anti-age, ok? Quindi a me sono rimaste antinquinamento e antiossidante, sì, e quella gialla che è anti-rughe, anti-age. Queste, quindi quelle di Madara, costicchiano un po', però ve le consiglio anche per o un'azione urto o un'azione magari più prolungata nel tempo, se comunque già partite da una bella pelle ma volete renderla più luminosa. È un di più, cioè non è che rende la pelle più luminosa, più compatta, più, diciamo che sono delle fiale che possono arricchire la skincare routine di quel periodo, no? Quindi ogni giorno hanno un'azione diversa, una idratante, appunto, una più anti-age, magari da usare alla sera, perché io preferisco i prodotti anti-age per utilizzarli alla sera. È un prodotto economico perché costa soltanto al verde 3,95 euro. Non ve l'ho detto che è fiori di Bach? E i fiori di Bach. L'ultima volta che sono andata a Milano, perché questa la presi a luglio, ma non la utilizzai, appunto l'ho iniziata dopo a utilizzarla. Sono tornata il mese scorso, sì, il mese scorso, e non l'ho trovata perché dovevo prenderla per una mia amica. E comunque sì, questa assolutamente ve la consiglio. Poi per 3,95 euro la trovate al DM, Milano, Piacenza, Brescia, Bergamo, ovunque ci sia. Speriamo apra anche a Genova, oppure insomma, aspettiamo nuove aperture. Comunque io guardo sempre il sito del DM dove c'è scritto appunto, le varie aperture, le trovo lì. Poi, sempre altre ampolle, altre cose, sì. Allora, Yves Rocher ci propone, vi lascio poi il link perché io in negozio non è che l'ho più visto, sono andata a vedere sul sito perché questo è già un po' che ce l'ho. Ho detto, ma le venderanno? Le ho trovate sul sito e quindi a 7,95 euro, esatto.
E sono queste sono proprio studiate e pensate per chi ha una serata, un evento, una cosa particolare, quindi proprio da utilizzare per quell'occasione, perché sono soltanto quattro, ok? Questa si chiama la linea Serum Vegetale ed è rughe luminosità. Io avevo preso anche altri prodotti di questa linea, comunque il siero, lo sapete, uno dei miei sieri preferiti di Verocher, già comprato 2 volte, rughe e luminosità, perché è un po' quello che ricerco, cioè quello che, sì, quello che ricerco, quindi un antirughe e che doni luminosità alla pelle. Sono buone, sono valide, appunto utilizzate una tanto, quindi solo per quella occasione, quindi magari prima di prepararci, prima facciamo magari uno scrub, una maschera e poi andiamo a applicare uno di questi. Questi sono in plastica, esatto, non sono in vetro, hanno però, insomma, sono uguali a quelle che vi ho fatto vedere, quindi si aprono. Come si aprono questi? Sapete che un po' che ce l'ho non me lo ricordo. Vabbè, comunque, a voi cosa vi interessa, tanto voi sarete più bravi di me. E questi sono dei prodotti da tenere in casa proprio da utilizzare all'occorrenza, ok? E sono 7,95 euro, ce ne sono 4, ci possono essere utili. Poi andiamo avanti. Vitamina C. Allora, sono entrata in fissa con questi prodotti di Clinique. Allora, questo l'ho comprato io con un buono, come vi ho già detto, mi è stato dato in ufficio, eccetera, eccetera, da Douglas, e l'ho preso insieme all'acqua micellare di, sempre, no, di Collistar. C'era una grande offerta, ho scelto di prendere questo, vabbè, poi alla fine la confezione è questa, ed è il Fresh, sì, Fresh Pressed 7 giorni con pura vitamina C. È fantastico, illumina, uniforma, rigenera la pelle per tutti i tipi di pelle. Devo dire che io mi trovo benissimo. Allora, io già un po' che li utilizzo queste bustine più caldo detergenti, perché Manuela Rodriguez, sempre lei, ciao tesoro, mi aveva dato diversi campioni da provare, che poi non sono altro che questi, che voi miscelate, è una polverina che voi la miscelate con un po' di, le mani inumidite, la passate al mattino, cioè veramente utilizzate mattina dopo mattina. Fantastiche, ne ho ancora da utilizzare. Sono stata fortunata perché la mia amica Stefania, ciao tesoro, grazie tantissime perché io adoro questo prodotto. Lei a quanto pare non si è trovata bene e me ne ha date altre, quindi ne ho ancora qui da utilizzare qualcuna. Fantastiche. In più abbiamo anche l'attivatore, quindi queste me lo sono scritta di Clinique, sì, costano 31 euro, infatti io l'ho pagata, mi sembra sì, 31 euro, una cosa del genere, e appunto sono 2 step, perché ci sono le bustine con la polverina come detergente, poi c'è l'attivatore che è questo di vitamina C, che tra l'altro è proprio un antiossidante, è un'antietà. Ed è infatti me lo sono anche scritto, si può usare, tra l'altro questo attivatore si può miscelare 2 gocce insieme alla propria crema, quindi si miscelano 2 goccine alla propria crema e si utilizzano mattina e sera. Questo trattamento, tra l'altro, va utilizzato, almeno così avevo trovato anche su internet, si può utilizzare fino a 14 giorni. Quindi è un trattamento che ha una durata. Un po' come, non so se vi ricordate, mi è scattata subito, no? La campanella, vabbè, il campanellino, nel senso, ho subito pensato, non so oggi cosa sto dicendo, a questo siero di Sephora alla vitamina C che andava utilizzato 14 giorni, poi si stoppava e poi si riprendeva per altri 14 giorni, insomma, fino a terminarlo. Ed è il Booster d'Eclat, che esiste sempre, vi lascio il link qua sotto, mi sembra che costi 13,90. Mi sembra, mi era piaciuto tantissimo e quindi ve lo consiglio. È veramente un booster di luminosità e ha un prezzo irrisorio, insomma, basso. Poi, e quindi insomma, Clinique sono proprio in fissa con questi prodotti, sono veramente fantastici. A me sono piaciuti davvero tanto e stanno piacendo tuttora. Poi, altre fiale, ampolle, chiamiamole un po'.
queste che ho preso a Lisbona, però ho visto che si trovano anche online. Io ve le segnalo nel caso o andaste a Lisbona o vorreste comprarle online. Sono di questa marca che si chiama Bonté. Sono delle ampolle viso effetto flash, radiosità, effetto luminoso, azione immediata nonché idratazione. Sono 5, esatto. Io ne ho già utilizzate due e anche queste le utilizzate all'occorrenza, quindi non è che bisogna fare una propria cura, insomma, io l'ho già fatta con quelle di Madara. Queste sono delle ampolle in vetro, esatto. Sono anche fornite di questo tappino in modo tale che non vi facciate male qualora appunto si spezzasse male, insomma, visto che è vetro. E anche queste mi piacciono tanto. Le ho utilizzate solo due, però insomma l'effetto mi è piaciuto e quindi assolutamente anche queste le consiglio. Non ha un incino, l'incio veramente non l'ho mai guardato, però non sono prodotti biocertificati e non c'è scritto altro, direi. Questo il prezzo non me lo ricordo, ma vi lascio il link qua sotto. Poi Vagheggi, non so se conoscete Vagheggi, io la conosco da tanti tanti anni. Questa è la linea, ha cambiato il pack, eh? Questo è un pack vecchio, Reidra. Sono delle ampolle che servono per reidratare la pelle, sono a base di acido ialuronico. Sono favolose, io le adoro, ne ho utilizzate ancora poche, cioè ne ho ancora da utilizzare, sono in vetro. Di questo ho trovato anche, cioè, le trovate dal vostro estetista se rivende Vagheggi. Oppure online ho trovato il prezzo che costano 43, sono 10 fiale, 43,50 euro. Sono perfette per le pelli secche, sono delle fiale belle grandi, non so gli ml, dove sono scritti, no, 2,5 ml, e non so se le avete mai provate, fatemi sapere. Ultime cose che vi consiglio come trattamenti sono queste, le perle, come si chiamano? Hanno varie perle monodose. Queste di Balea le ho prese sempre al DM e ve le consiglio tantissimo. Non sono bio, ma hanno comunque un inci tutto sommato accettabile. Sono delle ampolle, no, scusate, delle perle, ve le tiro fuori, fatte in questo modo. Eccole qua. Queste sono al Q10, mi piacciono tanto perché danno una bella idratazione alla pelle. E sono, vabbè, queste sono 7 pezzi, le trovate appunto al DM. Le altre invece fanno parte della famiglia Equilibra. Io le trovo da acqua e sapone, Equilife, non so se esistono sempre. Questa è la vitamina C, quindi ritorniamo sulla vitamina C. Non hanno un buon incio, ve lo dico già, un'azione antiage illuminante, trattamento urto, e insomma qua c'è tutta la spiegazione. E io le ho utilizzate per tanto 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 tempo. E quindi, insomma, se volete provarle, costano, mi sembra, sui 4-5 euro, se non erro. Devo provare a tirarle fuori. Un po', ok, sono proprio delle ampolle. Continuo con queste ampolle. Devo farvela vedere una, giusto per terminare il video in bellezza. Ok, allora si presentano così. Eccole, fatte così. Si gira questa parte soprastante, si gira il pirulino fino a quando non si rompe. Lo utilizziamo tanto, vabbè, ne ho tanti di prodotti di questo tipo, poi ne ho ancora, non è che ci sono solo questi. E fuoriesce questa sorta di cremina siero che è estremamente siliconica al tatto. Eccola qui, e la pelle se l'assorbe in un battibaleno. Cioè, è una cosa pazzesca, soprattutto la mia pelle che ha necessità di molta idratazione. Questi prodotti sono veramente molto molto efficaci. Io ultimamente vedo proprio che la mia pelle è molto più, lo è sempre, ma in questo periodo ancora di più con questi trattamenti mirati, specifici, e guardate, cioè, proprio se l'è bevuta. Sì, è incredibile. Niente, fatemi sapere un po' se questi prodotti li avete provati, se li conoscete, se avete intenzione di provarli oppure no. Vi abbraccio, vi mando un enorme bacio al prossimo video. Ciao!